ingredienti che rendono incredibile l'Italia. Da che cosa è composta l'incredibilità di questo paese? Ma potremmo dire innanzitutto, riferendoci all'attualità, per non prenderla sempre troppo alla lontana o parlare sempre ed esclusivamente del passato, che questo è un paese talmente paradossale per cui non è un'emergenza, non c'è una questione camorra o una questione mafia, ma in Italia c'è una questione rom, una questione lavavetri o una questione immigrati. In Italia non c'è una questione abitanti bianchi, in Italia c'è una questione giustizia. E giova ricordare che ormai una decina d'anni fa l'intera classe politica italiana, senza alcuna eccezione perlomeno che io ricordi, trovò assolutamente naturale ritoccare per la prima volta la Costituzione italiana sul tema del processo, aggiungendo una norma quasi buffa dicendo che in Italia doveva essere celebrato il giusto processo. Quasi a dire che i processi ipotizzati dai padri costituenti fino a quel momento erano stati dei processi ingiusti o comunque dei processi da inquisizione. Quindi ci rendiamo conto di quanto anche qui sia lontana la questione giustizia, da quanti anni sia stata affrontata e ancora oggi sia il tema principale. In Italia non esiste una questione di incompatibilità per gli avvocati che vengono eletti parlamentari e che nei tribunali, ma anche in Parlamento, ma anche nelle commissioni per le autorizzazioni a procedere, difendono i loro assistiti che nel frattempo sono diventati onorevoli e li difendono senza alcuna forma di incompatibilità, perché in Italia c'è invece un'incompatibilità che riguarda i magistrati, quelli che sono PM e quelli che appartengono al collegio giudicante, ai collegi giudicanti. Ci accorgiamo allora come l'incredibilità dell'Italia sia fatta da tanti fattori che ormai assunto l'aria avrebbero, dovrebbero assumere del paradosso, in realtà paradossali agli occhi degli italiani non appaiono proprio. Ci sarà una ragione, lo ricordava, lo voglio ribadire, se la storia italiana, dal dopoguerra, per non andare più incostellata da un'interrotta teoria di stragi, si parlava prima della strage di Portella della Ginestra, ma vogliamo ricordare Piazza Fontana, ma vogliamo ricordare l'Italicus, ma vogliamo ricordare Piazza Maggiore a Bologna. Ci sarà una ragione se l'Italia è l'unico paese in Europa, se non addirittura al mondo, fatta eccezione per alcuni paesi dell'America Latina, dove si è ricorsi allo strumento del delitto eccellente in maniera così esasperata come si è ricorsi in Italia. E qui mi riferisco non solo ai delitti eccellenti tipicamente di mafia, accettando per un attimo, per amore di conversazione, che i delitti di mafia siano qualcosa di diverso dai delitti del potere e dai delitti delle classi alte. Mi riferisco ad altri grandi delitti, non solo l'omicidio suicidio di Sindona o di Pasquale Calvi. Mi riferisco all'uccisione di Aldo Moro. Cos'è l'uccisione di Aldo Moro? Non è forse un delitto di Stato? Cos'è l'uccisione di Enrico Mattei? Cos'è il sequestro prima e l'uccisione poi di Mauro De Mauro? Cos'è la vicenda dell'aereo caduto a Ustica? Sono altrettante pagine di storie nazionali che sono state costellate dal sangue, dai delitti, quando il principe ha ritenuto appunto di dover fare ricorso alla frase di Machiavelli da una parte, e cioè il fine giustifica i mezzi, o alla frase di Andreotti che il potere logora chi non è. Sarà una ragione se l'Italia è l'unica regione d'Europa dove
mafia e mafie di diversa natura riescono a controllare quasi un terzo, se non di più, del territorio nazionale. Questo è un paese la cui incredibilità è data non solo dalle stragi, dalla corruzione e dai grandi delitti, ma è data anche dal fatto che la politica è riuscita ad inventare un linguaggio tutto suo, non a caso viene definito politichese, e io credo che in altri paesi d'Europa non esista un equivalente del politichese come termine nel vocabolario, ma se cercate ora la parola politichese nella Treccani con ogni probabilità troverete il politichese. Il politichese è un linguaggio che i politici hanno inventato per comunicare tra di loro. È un linguaggio ormai sconosciuto alla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana. Tant'è vero che la politica oggi, e questo lo dicono tutti quando parlano appunto, c'è la crisi della politica, dobbiamo correre ai ripari, c'è la crisi della politica, i politici parlano tra di loro di affari loro, parlano delle loro necessità, parlano dei loro bisogni. Ricordate, in campagna elettorale i telegiornali erano pieni di alcune emergenze e tutti i talk show serali vedevano affrontarsi chi era al governo e ci voleva rimanere, chi era all'opposizione e voleva andare al governo. In quei giorni i temi erano quelli della crescente povertà degli italiani, degli stipendi troppo bassi, dei prezzi troppo di conseguenza vita, della necessità finalmente di ridurre i costi della politica e della casta, che era la frase ricorrente, ripetuta centinaia di volte nei telegiornali in campagna elettorale. Indipendentemente da chi poi avrebbe vinto le elezioni, perché tutti si affrontavano su questi temi ed esprimevano le loro terapie, anche se poi a un orecchio più avveduto si capiva per soluzioni borracciate, difficilmente sarebbe riuscito a dare fede ai patti presi. Ma qui non si tratta, finite le elezioni, di non aver mantenuto i patti presi. Qui ci siamo trovati di fronte al fatto, e ci troviamo oggi di fronte al fatto, che nessuno parla più degli stipendi troppo bassi, del costo della vita troppo alto, della politica i cui costi vanno ridotti, o della povertà, delle sacche di povertà crescenti che devono essere ridotte. Ci siamo ritrovati invece di fronte al lodo Alfano, alla produzione cioè di qualcosa che non aveva nulla a che vedere con quelli che erano i temi della campagna elettorale. Io credo che questi, riferiti all'attualità, banalizzandoli, siano altrettanti temi che ci dimostrano l'enorme capacità d'amora che a questo punto potremmo dire in maniera più estensiva non solo il principe, ma con ogni probabilità questa politica italiana riesce ad esercitare nei confronti della storia del nostro paese. E io credo che oggi Leonardo Sciascia fosse ancora vivo, braccia, e con ogni probabilità sarebbe più portato a sottoscrivere il raggelante profilo che dell'attuale capo del governo venne scritto dagli analisti, dalle teste d'uovo della Casa Bianca, anche se poi ovviamente ritrattato e con tante scuse diplomatiche, perché è qualcosa che accadere. Il fatto stesso che sia accaduto ha dimostrato che ormai alcune cose in Italia, se forse non sono vere fino in fondo, sono però, ahimè, drammaticamente verosimili, palesi sotto gli occhi della gente. Questo libro quindi è un tentativo non più di parlare in maniera separata, scorporata, di mafia, stragi, corruzioni, attualità, classe politica, ma è il tentativo di trovare un filo comune conduttore. E questo aspetto purtroppo, da parte di chi è intervenuto nel dibattito, devo dire,
assai limitato sulla stampa, perché i grandi giornali di informazione, fatta eccezione per qualche giornale, questo libro hanno fatto la scelta sino a questo momento di ignorarlo, e lo hanno ignorato proprio perché questa visione d'insieme non deve arrivare agli italiani. E non deve arrivare agli italiani perché gli italiani devono essere convinti che c'è la mafia e ci sono i mafiosi, c'è la mafia e ci sono i mafiosi, e quindi c'è la lotta alla mafia, la lotta antimafia. Poi devono essere convinti che le stragi ci sono state ma che non ci saranno più, che la corruzione probabilmente è mal comune mezzo gaudio. Mettere insieme tutti i pezzi del mosaico con ogni probabilità diventa e costringerebbe l'attuale classe politica a dare delle risposte. Quindi